Vent'anni fa moriva Ayrton Senna, uomo tormentato e pilota sublime. Al campione brasiliano è dedicato un bellissimo libro scritto dal giornalista Giorgio Terruzzi, Suite 200. Il libro racconta l'ultima notte di Senna prima dell'incidente mortale. In quella notte tu immagini che passi in rassegna la sua vita. È la storia di una persona che fa i conti con la propria vita in un momento in cui ha in mano le carte per farlo, in un momento importante, perché come pilota aveva avuto un lutto in pista per la prima volta poche ore prima, un grave incidente il giorno prima, quindi era il momento di interrogarsi, era la prima volta che succedeva nella sua carriera, quindi era il momento per interrogarsi sul senso del guidare. Poi aveva molte cose della sua vita privata ad un bivio, quindi era un uomo che aveva a che fare con un momento importante. Questo è vero, cioè so che era così. Il libro è una concentrazione temporale di una persona che fa un bilancio della propria vita, con anche l'idea di cambiarla per qualche verso, il giorno prima di morire. L'immagine che esce è quella di un uomo tormentato, ma Senna fu mai felice? No, gli ultimi anni della sua vita meglio. È vero, era una persona molto disturbata dal bisogno di restituire ciò che aveva ricevuto, talento, ricchezza, in un paese dove la povertà è un'evidenza. Quindi lui ha sempre fatto proprio questo tema qua e quindi aspirava a una perfezione costantemente. Questo trasformava la sua vita in un lavoro incessante. Il suo manager ha detto una cosa molto comprensibile, secondo me: aveva bisogno della sofferenza per avere un piccolo momento di gioia, no? Credo che sia corretto, cioè credo che sia una persona che raramente si è sentita appagata, in pace, nonostante il talento, le vittorie, i successi. Era uno che cercava qualcos'altro. Senna era amatissimo dal pubblico, meno dai suoi colleghi. Qualcuno, per danneggiarlo, mise anche in giro la voce che fosse omosessuale. L'accusa di omosessualità è partita da Piquet, è stata una cattiveria bella e buona di un pilota che si sentiva surclassato dal punto di vista della popolarità in Brasile, una cattiveria connessa al fatto che lui andava in pista a lavorare, non andava a portare donne, non andava a donne, quindi lui era uno sempre solo e questa cosa ha generato il pettegolezzo, ma proprio per questa sua ferocia, questo suo bisogno di ottenere risultati su tanti fronti, lui in pista aveva una ferocia strepitosa, era uno che non faceva prigionieri, insomma, in qualche modo. E siccome era un vincente, il destino di questi qui è un po' sempre quello, no? Gli altri non è che ti guardano come uno come da tutelare, anzi uno da battere o uno da far fuori in qualche modo. Tu eri amico di Senna, tutti gli anni vai a trovarlo a Camposanto di San Paolo. Pensando a lui, quale immagine ti viene alla mente? Io, amico è una parola che va usata con attenzione. Io ho avuto la possibilità di avere con lui dei contatti un po' privilegiati, diciamo. Penso che sia stata una persona indimenticabile, perché alternava dei momenti lontani, cioè quando un pilota vince come sull'acqua, fa delle cose, sembra delle cose molto lontane da noi, poi all'improvviso mostrava qualcosa che invece ci riguarda, una debolezza, una paura, una commozione, no? Quindi questi due aspetti determinavano una sorta di attrazione molto rilevante, insomma, no? È una persona che non passava inosservata. Come ti immagini Senna se fosse vivo oggi? Lo immagino una persona che ha realizzato molte cose. La fondazione Senna, che era una cosa che ha fatto partire proprio prima di morire, segue quasi 2 milioni di bambini brasiliani. Aveva fatto prima di morire un contratto di importazione dell'Audi in Brasile, cioè era uno che ci sapeva fare anche come manager, come una persona intelligente. Credo che sarebbe una persona molto impegnata, molto, come dire, presa da quelle cose, dalle cose che farebbe oggi, magari anche con qualche figlio. Per scrivere il libro sei rimasto una notte nella suite 200, la stanza dove Senna trascorse le ultime ore prima dell'incidente a Imola. L'hai ritrovato in quella camera? Moltissimo, aiutato dalle persone che erano lì allora.
Sì, è stata una cosa molto emozionante perché le persone, i ricordi tornano, le belle cose, le cose forti tornano, e lì era, c'era tutto perché succedesse, no? Ero andato lì per quello e come dire, ogni tanto ci sono delle piccole magie della memoria. E, bene, mi sono commosso moltissimo, ma bene.